Questo film è la prova, se servisse ancora, del tuo talento. Tu ci sorprendi sempre, da buono, poi Iena televisiva cattiva, e questo personaggio è un personaggio enigmatico che a un certo punto fa il suo dovere fino a quando arriva un momento. Come l'hai affrontato questo ruolo, così ovviamente diverso dalla tua carriera, ma anche così poi importante, perché è ispirato a persone realmente esistenti? Diciamo che il lavoro che cerchiamo sempre di fare è quello di salvare i propri personaggi, no? Di non giudicarli. E in questo caso abbiamo cercato di fare un lavoro sull'umanità e la semplicità del personaggio, che comunque è costretto ad affrontare anche situazioni, diciamo, che forse non gli apparterrebbero naturalmente. Credo che quando hai la fortuna di fare un personaggio molto lontano da te, quest'occhio obiettivo riesci a usarlo meglio. È anche una delle persone in cui il pubblico così trova un appiglio morale, perché voi, insomma, tu e Claudio siete gli unici personaggi un po' problematici rispetto a quello che sta accadendo. Dal tuo punto di vista, quanto era complicato mantenere questa ambiguità? Perché poi alla fine scopriremo che faranno una scelta non particolarmente felice o fortunata per gli altri. L'ambiguità, quanto era difficile tenerla fino alla fine, sapendo poi come sarebbe poi evoluta la storia? L'ambiguità è, secondo me, sempre in qualunque prodotto cinematografico la chiave per interpretare un personaggio. Non ho mai creduto che ci possano essere personaggi tutti rossi, tutti verdi o tutti neri. Quindi quando c'è questa possibilità di dare diversi strati è sempre una fortuna per un attore. L'importante per me è sempre mantenere una certa distanza. A me questo lavoro è stato insegnato come un gioco molto serio, dove però si tratta di fare una cosa semplicissima, cioè far finta di essere un altro. E quindi quando il personaggio ha diverse sfumature, questo lavoro diventa più affascinante. Certo, qua parliamo di qualcosa che va oltre l'interpretazione, perché appartenere al cast di questo film significa qualcosa di più di quello che si succede normalmente in un altro progetto. Perché hai la sensazione, già la lettura della sceneggiatura, poi entrare poi sul set in particolare, che quello che stai facendo va molto oltre il normale lavoro interpretativo. Hai la sensazione di veicolare un messaggio molto più importante. Quanto si riesce a non giudicare quando si entra in una storia del genere? Quanto si riesce a essere compassionevoli piuttosto che rigidi nei confronti di queste persone? Immagino che tu hai conosciuto anche poi le persone, sì, che ti hanno ispirato. Ecco, sì. Come si fa? Si tratta di vedere i lati più semplici, se riesci a vedere nella sceneggiatura qualche appiglio per puntare sui lati più semplici della loro mini storia all'interno del film. In quel caso c'era la fortuna di potersi attaccare a una brevissima scena, che è quella prima della scena della mensa, in cui il personaggio di Claudio sta parlando al telefono con la famiglia, e io arrivo e scambiamo due battute, se vuoi insignificanti, ma dove abbiamo cercato di concentrare tutta la umana semplicità di due persone che stanno facendo il loro lavoro, indipendentemente dal fatto che questo lavoro poi significhi tutto quello che vediamo dopo o prima. Oltre a essere una grande storia, Diaz è una storia che riguarda tutti noi italiani. Quando sei entrato in contatto con questo progetto, quanto era l'interesse artistico e quanto l'interesse politico di partecipare a un film che narra di eventi realmente accaduti solo, tra virgolette, 10 anni dopo il loro svolgimento? Ho avuto subito la sensazione di quello che poi adesso vivo con grande felicità, cioè di aver ricevuto un regalo proprio, di poter appartenere a un film, di poter fare il mio lavoro nella maniera che faccio sempre, ma avendo la sensazione che c'era qualcosa di più importante dietro. E entrare in un film in cui non ci sta un punto di vista, non c'è una visione soggettiva neanche di un personaggio via l'altro, ma in generale in tutto il film, secondo me è una palestra
è un esercizio che un attore deve avere la fortuna di fare prima o poi nella sua carriera. Ci siamo passati, diciamo, una palla da uno all'altro, i tantissimi attori che siamo dentro Diaz, senza nessuna pretesa di dare a quei 3 secondi che ti erano dedicati, magari per dire una battuta un pochino più significativa, per in qualche modo prendere o dare spazio anche in buona fede al proprio personaggio. Avevamo tutti la sensazione che c'era qualcosa di più alto che stavamo veicolando, e questo poi anche a livello proprio della normale vita quotidiana del set ha provocato che positivamente che si stesse tutti in situazioni anche magari di disagio, perché abbiamo girato è girato tutto di notte fino all'alba con la corsa a poter chiudere le scene prima che arrivasse la luce, in condizioni in cui magari su un altro set avrebbero provocato qualche lamentela. Qui non è mai successo, e questo l'ho visto fare anche ad attori più importanti di me sul set, quindi posso dire che era una sensazione diffusa. Io dovrei essere grato a Daniele di tutto questo, in realtà lo maledico, perché adesso, dopo Diaz, tornare a fare delle cose normali è più difficile. Ricominciare per dire: non ti preoccupare, Gerardo, lei tornerà da te.